Era una serata buia ed afosa, decisamente. Ciao ragazzi di Gamer May Cry e naturalmente ciao avventori, amici ed occasionali visitatori, qui al vostro Aku, come sempre, nuova puntata di Let's Die with Aku. È un po' di tempo che non ne facevo una, naturalmente sempre tutto rigorosamente in presa diretta. Allora, partiamo con calma, ho parecchie cose da dire. La prima è che voglio ringraziare Terrorizer, che mi ha fatto coraggio in più di un'occasione, mi ha detto di continuare perché ho del talento, sono bravo, gli piaccio e quant'altro. Questo naturalmente mi fa molto piacere. In più voglio ringraziare Matt Damon, che non ha niente a che vedere con il Matt Damon, che però mi ha consigliato questo gioco che si chiama appunto The Soul of Dracula, sorta di retrovania del quale mi sono follemente innamorato, ma ne parleremo a tempo debito perché ho tante cose da dire. Voglio fare però un ringraziamento speciale a The Metaller, che ha portato sul nostro canale diversi let's play, l'ultimo su Doom e precedentemente a questo quello su Zelda Breath of the Wild, che secondo me è uno dei migliori presenti su YouTube Italia, anche se ne ho una visione parziale. E voglio ringraziare anche tutti i collaboratori, i ragazzi che ci mandano degli articoli, quelli che ci propongono collaborazioni, video e quant'altro. Cercheremo di fare tutto nei tempi umanamente possibili. Bene, ora fremo. Voglio giocare questo Souls. Dimenticavo, c'era un'altra cosa. Volevo rassicurare Mattia, non mi ricordo più il cognome, ma ovviamente sai che sto parlando di te. Non temere, sono interessato a portare qualche Touvania sul canale. Naturalmente sai già di che cosa si parla. Per chi non lo sapesse, Touvania sono fondamentalmente dei Metroidvania in salsa coreana. Secondo me, titoli alcuni meravigliosi come Soul of Darkness e il famoso e anche arrivato al secondo capitolo Umaggio Densetsu, che tra l'altro, vuol dire il nome, già è tutto un programma. Bene, ora fremo, voglio giocare a questo retrovania di Bunaguchi, questo sviluppatore indie giapponese, e let's die! Vabbè, tocco di genio iniziale, già la D, sigillarla dentro l'eclissi. Allora, facilissimo, due tasti naturalmente, frusta, salto, perfetto, quello che serve. Io vado già un po' spedito perché questo primo pezzo del gioco l'ho già affrontato. A parte i controlli in generale, la prima cosa molto pregevole è lo stile grafico. Lo stile grafico per me è un esplicito omaggio a Horror Story della Topland, conosciuto in Occidente come Demon's World, non si sa perché in realtà era un videogioco basato su, diciamo, una iconografia dell'orrore non tanto demoniaca. Vabbè, questi pezzi sono chiaramente degli omaggi incredibili. Bunaguchi tra l'altro ha fatto diversi altri titoli ispirati più o meno a diversi universi videoludici, ad esempio Eve, Shadowbreak e diversi altri. Qui ho recuperato un'arma fondamentale per il boss. È un gioco che non si perde, diciamo, con questo stile asciutto non si perde assolutamente in chiacchiere. I pixel sono tutti fatti da zero, cosa molto pregevole, non ci sono sprite rip. Qui vedo delle citazioni geniali, queste sono tutte citazioni a Daima Kaimura o Makaimura se preferite. Musica eccellente, eccezionale. Ecco, ci sono già arrivato. Anche qui, come si può non ricordarsi? Naturalmente il gioco è pieno di citazioni ai retrovania. Qui abbiamo visto delle citazioni abbastanza palesi, prese da Umaggio Densetsu. Qui abbiamo citazioni da Super Castlevania. E lo stile mi piace. Lo stile mi convince molto perché graficamente sembra asciutto, ma
concentrato, cioè non ci sono troppe disattenzioni. Infatti una caratteristica di tutti i giochi di Bunaguchi sono, da quello che ho potuto vedere, una predominanza di colori minimale, però l'effetto è assolutamente riuscito, perché comunque il gioco è solido sia nei controlli sia nel capire cosa bisogna fare, come sono strutturati i livelli e quant'altro. Proseguiamo. Vabbè, queste sono cose un po'... Ecco, qui c'è un punto abbastanza difficile. Mi devo un attimo concentrare. Ok, proseguiamo. Mi ricorda anche un po' Toki, se vogliamo. Ha chiaramente un universo arcade che si apre. Ve lo consiglio perché io naturalmente l'ho già un po' giocato, sono andato anche un po' più avanti, e più avanti di questi schemi ci sono veramente dei livelli pregevolissimi. Adesso qui c'è un boss che vi sfido a capirne un po' la citazione. A me ha ricordato, seppure vagamente, seppure sia un po' diverso, il boss di Magic Wanderer per arcade. È molto facile come boss, nonostante tutto. Proseguiamo. La mappa, che naturalmente non può mancare. Stage 2. Sentite la musica, che meraviglia. Che miseria. L'avevo già fatto questo pezzo, ma... qui ricorda naturalmente Castlevania per Game Boy. Akumajo Densetsu, quindi. Il primo Castlevania per Game Boy, che era notoriamente difficile. E infatti... non è affatto facile questo punto. Un Let's Die un po' atipico. Questa volta, prima di fiondarmi subito in partita, ho voluto studiarmi un attimo il gioco per capire un po' le... ho lasciato indietro... vabbè, ho tenuto la cosa, vabbè. Per studiarmi un po' com'è strutturato, perché in effetti è un gioco che sulle prime può, oggettivamente... Guardate che piccoli tocchi di genio Bunaguchi ha messo al suo titolo. Potete trovare sempre in descrizione la pagina e naturalmente la possibilità di scaricarvi tutti i suoi giochi, che sono completamente free, come quelli di Loco Malito o di molti altri sviluppatori indie, o anche del nostro strano amico Oscar Celestini, con cui sto collaborando, e ho già detto tutto. Potete scaricarvi i suoi giochi, che sono tutti molto interessanti e anche discretamente lunghi. Ce ne sono alcuni che si ispirano anche a Sonic o altri famosi brand videoludici. E voglio tenere conto anche il minutaggio per non fare un video di ore ed ore, ma naturalmente anche per lasciarvi il piacere di potervelo giocare in prima persona. Naturalmente un fan Retrovania. Qui abbiamo un boss che mi ha ricordato, ma un mondo di giochi arcade. Non è neanche un boss, di la verità, è una sorta di middle boss di livello, insomma, più o meno. Bisogna aspettare. Ancora citazioni, sempre da Akumajo Densetsu.
Non ricordo se devo... No, ho preso l'arma giusta, la sub-weapon giusta, sì, ok. Bone pillar, che non possono mancare in una retrovania. Konami, dove sei? No, scusate, ho avuto un momento così. Sentite? Adesso sto zitto un attimo. Fantastico, fantastico. Su qui abbiamo un pezzo veramente terribile per imparare a farlo. Yeah, perfetto. Ottimo. Ok, proseguiamo. Mamma mia, questo è un pezzo veramente maledetto. E qui abbiamo un tocco di genio non indifferente. Un po' di naturalmente Merman. La cosa più bella dei giochi di Munaguchi è che sono realizzati da zero, non ci sono sprite rip, come vi dicevo, quindi tutto è genuino, spesso diciamo qualche sprite fatto particolarmente bene viene riutilizzato anche in altri giochi. Ad esempio qualcuno di questi Merman è stato riutilizzato in Gullies, l'ultimo suo gioco, che anche quello ve lo consiglio, molto particolare. Ok, non avevo bisogno, ma meglio abbondare che deficere. E adesso qui abbiamo una boss battle veramente geniale, niente meno che il tuo riflesso, che fa anche un po' Splatterhouse se vogliamo. Adesso voi mi vedete molto sciolto a giocare, ma vi garantisco che non è assolutamente semplice, anche perché ogni arma che utilizzate il vostro Double Ganger ve la rispedisce indietro ed è letale. Bene, io non so quanto sono, direi di fermarmi qui. Sì, direi di fermarmi qui. Ecco, vi lascio questa meravigliosa... No, aspettate, anche questo bisogna farlo. No, io vado avanti, però adesso stacco il video, promesso. Quindi sotto vi metto in descrizione tutti i link per trovare i giochi di Munaguchi. E naturalmente c'è un hub anche di giochi indie giapponesi, se volete farci un giro, tutta naturalmente esente da... porca miseria... esente, volevo dire, da malware o manifestazioni ectoplasmatiche odierne, diciamo. Non so cosa sto dicendo perché sto troppo concentrato. Vi consiglio in particolare, sempre dello stesso autore, anche Shadowbreak, che è molto divertente ed è molto interessante come gioco. Che altro dire, ragazzi? Long live Castlevania e alla prossima! の根を止める。